Quasi svizzeri, quasi svizzeri. Qualcuno dice no, bisogna essere puntuali. Ma scusate, ma se siamo puntuali poi il momento di socializzazione quando lo facciamo? Troppo stanchi poi, quindi facciamo prima il momento di socializzazione e poi iniziamo. Ecco per quale motivo noi ci diamo appuntamento largo largo alle 9:30 per poi iniziare alle 10. E chi ci segue da un po' di tempo questa storiella qua l'ha capita bene e si trova benissimo. Per chi non l'ha capita, gliela rispieghiamo di volta in volta così chiariamo le questioni. Sapete questa sera di che cosa parliamo, vero? E siamo arrivati alla quarta sera di 7 libri per 7 sere, decima edizione, mica da poco. Allora, il tema cuore della serata è la scuola con consapevolezza. Mica scherziamo. Poi ce la devono spiegare che cos'è sta consapevolezza, da parte di chi deve essere consapevole, quanto deve essere consapevole, dove deve essere consapevole e tutto il resto. Prima li sentiremo parlare e poi pian pianino li punzecchieremo e ne avremo cosette da dire. Ma prima di arrivare alla scuola con la consapevolezza, io vorrei chiamare, come tanti scolaretti, ad uno gli artisti di questa sera. E non mi dite che non venite perché vi vengo a prendere dal posto, eh? E poi faccio la nota a casa. Saverio Coluccio. Oh, ecco qua, uno scolaretto con i calzoncini corti. Vieni, vieni, Saverio, prenditi l'altro microfono e dici cosa fai nella vita, da dove lo fai, quando lo fai e tutta la tua storia. Vai, Saverio. Molto semplice, scolaretto mi sento sempre, anche se sono stato insegnante per 35 anni, ma mi sento ancora uno scolaretto perché ho voglia di imparare, quindi non si finisce mai. Chi pensa di essere già arrivato, per me vuol dire che arrivo fin lì e non si muove, mi piace andare oltre. E poi quando ero insegnante, a proposito di scuola, la prima cosa che mi sono chiesto è insegnare un metodo o dare delle nozioni. Dare delle nozioni è molto facile, insegnare un metodo è molto più complicato. E per quello che ho scritto un libricino adatto alla grammatica dell'arte dopo tanti e tanti anni, con sperimentazioni sui ragazzi e anche con gli adulti. Quindi adesso comincio ad avere soddisfazioni. Questa è la prima parte. La seconda, molto brevemente, dopo la pensione mi sono dedicato completamente alla scultura e adesso comincio anche qua ad avere grandi soddisfazioni. Monumenti in giro dove ne potete vedere. Chi vuole vedere le mie cose basta che scriva su YouTube con Lucio Saverio scultore, può trovare quello che vuole. Quindi non è inutile che vi elenco le opere, assolutamente. Però sappiate che la scultura, questo lo dico anche ai giovani, è qualcosa che o si ha passione, altrimenti è inutile cominciare perché è molto duro. Io parlo di scultura vera, cioè quella di marmo, di pietra, cioè di qualche cosa che c'è sacrificio, perché la creta per me non è scultura, o meglio, è però una scultura a metà. Quindi consiglio, chi comincia deve essere consapevole di quello che andrà incontro, che altrimenti dopo un mese, due, massimo un anno smette. Io non posso stare lungo, Grazie, giustamente. Ciao, grazie. grazie Ciao, per l'invito. ciao, ciao. Hai studiato Francesco Chiricosta? Non mi dire che sei impreparato. Hai studiato? Sì, vieni, vieni. Vieni qua, perché apriamo il registro, regista. Sì. Francesco, a te. Buonasera a tutti. Io sono Francesco Avvicina, non Chiricosta. muovere il microfono, mettilo davanti alla bocca e così Vengo ascoltano tutti. d'Ardore e ho sempre avuto la passione sulla ceramica. Diciamo, ho fatto in passato con Lorenzo Fasci Ceramica Raku, poi ho iniziato a fare un po' di bassorilievo in ceramica. Ok, in ceramica e piano piano ho fatto un pezzo che è esposto a San Pietro e cerco di imparare sempre nuove tecniche da chi ne sa più di me.
c'è sempre da imparare e piano piano mi perfeziono sempre di più. Non è da tantissimo che faccio sta cosa, sono autodidatta e tutto qua. Prego. Grazie, grazie, grazie. Ultimo in elenco. Io immagino questo registro che viene pian pianino scorso da sopra a sotto per arrivare poi alla fine. Giuseppe Vilardo, vieni, vieni qua. A te do il tuo microfono, però trattalo bene. Mettilo davanti, puntato in modo tale che si sente. È già acceso. Buonasera a tutti. No, no, davanti, davanti. Buonasera a tutti, vengo da Ardore. Mi occupo di diverse cose, ma nell'ultima parte della mia vita l'artigianato e la scultura ha preso una dimensione, ecco, che mi ha portato a diciamo a dei cambiamenti anche nella mia vita e a dare origine a qualcosa che forse non pensavo di arrivarci, no? Ma che in questo tempo forse abbiamo tanto bisogno. Infatti, insieme al maestro Coluccio e ad altre persone che amano tanto la Calabria, stiamo per partorire un'associazione che si occupa appunto di arte per far rivivere i nostri borghi. Siamo immersi in tanti progetti nel nostro territorio, dall'America sono arrivate diverse idee per quanto riguarda la scultura, li stiamo affrontando, li stiamo, come devo dire, abbiamo il piacere di riuscire a vedere come è possibile attraverso l'arte dare una prospettiva ai giovani e a tanti artisti. Siamo agli inizi, all'alba di questo progetto meraviglioso. Si vedono già i primi fiori sbocciare, abbiamo visto già l'esempio a Camini con il festival che è stato organizzato, siamo pronti per altri paesi, quindi stiamo prendendo piede, quindi questa è una cosa bella. Nel mio caso io sono un artigiano che si è occupato sempre di lavorare il metallo, ma nel caso particolare la lamiera, quindi dalla lavorazione della lamiera col taglio al plasma, forandola e saldandola, piano piano sono usciti fuori dei lavori che hanno preso la dimensione artistica sempre di più. Quelli che vedete esposti sono delle tecniche miste un po' tra materiali che si sono sempre usati nel passato, come il petrolio, il bitume giudaico e la mecca, che è una sostanza che viene usata per dorare, quindi veniva chiamata la doratura dei poveri, perché quando la foglia oro costava e non era possibile realizzare i lavori, si usava questo materiale sulla foglia d'argento per dare l'effetto doratura. E io mi sono ritrovato, come tante persone, a sfruttare la creatività per poter partorire e abbellire un po' le classiche lamiere zingate che noi usiamo per fare i cancelli. E in questo caso, applicando questi materiali, mi sono reso conto che potevano ritrovare un risvolto nell'arte. E quindi da qui sto partorendo in questi ultimi tempi con questa scoperta una prospettiva pure con il metallo in questa direzione. Mi fermo qua perché non mi voglio allungare. Grazie. Grazie, grazie a voi che siete presenti, grazie a voi come associazione che ci ospitate. Grazie, grazie a te che sei venuto invece. Va bene. Abbiamo rotto il ghiaccio, quindi possiamo iniziare. Teresa Papaleo, dove sei? Avvicinati. Guarda, stasera sei la persona d'onore, quindi comincio a prendere la prima parte del microfono in mano. E quindi parliamo di che cosa stasera? Di benessere, precisamente a scuola. Benessere, caspita. Allora io lascio il microfono a chi? A due autorevoli interlocutori. E chi sono? L'autrice del libro che abbiamo a presentare, sul quale ridialogheremo, è la dottoressa Pazzi. Brava. E il preside Petruccio. Grande preside. Vita. Allora io scendo dalla pedana. Vi saluto a tutti, ci vediamo dopo. Ciao, Vita. Ciao.
Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Stasera dialogheremo su questo libro che si intitola Scuola con consapevolezza. Poi approfondiremo le varie tematiche con i nostri interlocutori che sono tra i più validi, secondo me. Il testo è destinato anche a tutti, diciamo, a chiunque si interessi di educazione, oltre che naturalmente a genitori, a docenti, operatori della scuola. La scuola è cambiata e il cambiamento oggi è acceleratissimo della società. La scuola non può che seguirlo, i ragazzi sono essi stessi molto più complessi di noi, naturalmente. E quindi il cambiamento di rotta deve tenere conto di tutto questo. Educare poi è una cosa molto complessa, come ci spiega la dottoressa, in cui intervengono dinamiche emotive, cooperative, relazionali, e chi ne ha più ne metta. Educare poi vuol dire anche trarre, no? Nel senso di estrarre, portare fuori, ecco, etimologicamente parlando. Ma portare fuori che cosa? Portare fuori quello che il ragazzo già ha, cioè la personalità e l'unicità, perché tutti siamo unici, no? E soprattutto, quindi anche loro. E comunque potenziarla poi con una diversità di metodi che le situazioni varie richiedono alla fine, perché ognuno è un mondo, lo sappiamo perfettamente, quindi e portare poi al soddisfacimento di che cosa? Di un bisogno umano, non solo scolastico, il senso di autostima, di autoefficacia, che è un bisogno umano, secondo me, una qualità esistenziale, diciamo, no? Quindi la scuola ha questo compito, è sempre più complessa, naturalmente, ma darei la parola direttamente alla dottoressa, la quale nel libro che vi faccio vedere, dopo un'attenta disamina del processo educativo in tutti i suoi aspetti, ci illustra 21 tecniche del metodo Marchio Patti, che è la stessa applica, no? Quindi di provata efficacia, per appunto attuare fare in modo che l'apprendimento possa avvenire su queste basi emotive positive e quindi l'emozione, l'emotività in genere non è secondaria, è la cosa che in questo libro appare come primaria. Qui non è il fatto della regola che nella scuola ci deve anche essere, no? Non è che nessuno si possa mentire su che l'assenza di regole va bene, no, non va bene, però prima viene lo star bene, perché stando bene la regola la capisci, la introietti, la rispetti volentieri, a mio parere. Quindi il libro copre tutte queste tematiche, ma sono veramente tante, e cederei subito la parola alla dottoressa, chiedendole di approfondire questo. Quali bisogni copre questo libro e come nasce? Qual è stato il suo percorso? Ok, buonasera e grazie per avermi invitata. Allora, questo libro risponde alle esigenze dei docenti prima ancora che degli alunni, perché in realtà facendo da molti anni corsi di formazione mi è stato spesso chiesto cosa possiamo fare per in varie situazioni, e un altro elemento che mi ha spinto a scrivere questo libro è il fatto che i docenti spesso si trovassero in situazioni di forte stress, cioè persone, lavoratori anche a rischio di quella famosa sindrome che ormai è abbastanza conosciuta, che è la sindrome da burnout. Difatti questo libro è vero che si riferisce alla motivazione degli studenti, però si riferisce anche alla serenità degli insegnanti, perché chiaramente avere a che fare con una classe di
dai 15 ai 25, poi dipende insomma dall'organizzazione della scuola, di alunni, implica che la persona, l'adulto che deve guidare questa classe da leader, non da capo, non da comandante, ma da leader, questo vuol dire che si mette in gioco è gli stesso, è la stessa, sollecita da un punto di vista emotivo prima di tutto l'insegnante. E questo ha dei riflessi molto evidenti sulla classe. Un insegnante sereno sicuramente avrà una classe più serena. Un insegnante che invece vive male il proprio lavoro avrà una ricaduta con la propria emotività sull'intera classe, perché si crea questa circolarità. E allora dopo tanti anni ho pensato, ma forse potremmo mettere in pratica, nero su bianco, quali potrebbero essere delle attività trasversali che possono aiutare il miglioramento dell'apprendimento e dell'insegnamento. Queste tecniche sono tecniche proprio del metodo integrato Marchio Patti, che è un metodo che ha una branca specialistica dedicata prevalentemente alla facilitazione degli apprendimenti per persone con DSA, con disturbo specifico dell'apprendimento, però è un metodo che è trasversale alle varie esigenze. Difatti questo libro è un libro che si dedica alla scuola, però queste tecniche in realtà sono tecniche che possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente educativo e anche riabilitativo, esatto. Cioè, sono delle tecniche trasversali per cui cambiano a seconda di colui o colei che utilizza queste tecniche. Pertanto se a utilizzarle è un insegnante, allora avranno un obiettivo specifico e saranno condotte secondo una modalità che è di tipo educativo. Se invece a utilizzarle è un terapeuta, psicoterapeuta o qualsiasi altro tipo di terapeuta, ovviamente verranno utilizzate con un obiettivo differente. Però l'elemento fondante di queste tecniche è proprio quella di partire dal presupposto intanto di considerare le risorse presenti all'interno di una classe, non le mancanze, perché il punto di vista, questo cambiamento di punto di vista determina proprio le dinamiche di gruppo. Se il leader si focalizza su quello che manca, è ovvio che la guida sarà molto più faticosa, perché mi focalizzo su quello che non ho e non avendolo ovviamente non lo posso gestire. Se invece mi focalizzo sulle risorse, cioè su quello che è effettivamente presente in classe, allora insegnanti e allievi possono diventare alleati. E allora le persone che sono intorno a me sono dei compagni di viaggio dai quali prendo e ai quali ovviamente do, ci spendo ovviamente, fondamentale che si dia, oltre che tirar fuori. E quindi si tratta di tecniche che partono proprio dall'unicità e sono delle tecniche che per fare questo utilizzano l'arte, perché l'arte in tutte le sue forme è uno strumento veloce, molto veloce. Emotivamente parlando l'arte riesce ad arrivare con una velocità estrema, dove invece magari il logos, la parola, richiede molto più un'elaborazione molto più complessa, perché è cognitiva. L'arte è più sottocorticale, vuol dire che è più su un piano non inconscio, però su un piano di istinto, e quindi è molto più veicolante, con più facilità. È immediata? È immediata, sì. È assolutamente immediata. E poi diciamo che le tecniche che ci sono tecniche di scrittura creativa, di pittura, di teatro, anche di danza movimento, diciamo, non proprio di balletto, di movimento corporeo, e possono essere utilizzate sia da un punto di vista dell'espressione emotiva, però in realtà possono essere utilizzate proprio per veicolare la cognizione. E questa è la particolarità. Io posso arrivare a un concetto matematico attraverso il teatro, perché no? Come posso farlo attraverso la musica è matematica, concetti filosofici, concetti letterari, tutto può essere utilizzato, perché l'arte è metà. È un'integrazione. È un'integrazione del tutto, insomma, certo. Preside, un commento sul libro, su quello che ha detto la dottoressa? Grazie, io l'ho letto il libro, ce l'ho fotocopiato,
E mi fa piacere innanzitutto perché nella parte descrittiva viene innanzitutto c'è una premessa di ordine metodologico, cioè il pensiero pedagogico che è fondamentale e che deve essere sempre richiamato. Ma mi fa piacere che viene intitolato come delle tecniche, 21 tecniche ci stanno, perché penso che sia giusto questo modo, non è soltanto per essere fiscali, perché spesso invece si abusa del termine metodo. Allora, una cosa è il metodo Montessori, ma ce n'è uno, poi non è che ognuno possa essere Montessori. È giusto dare alla scuola delle tecniche di intervento. E come è scritto nel libro, pagina 29, c'è una precisazione. Ogni insegnante deve dotarsi di una propria strategia di intervento educativo. Quindi che significa questo? Che non esiste una strategia. Esiste la complessità della classe, esiste la complessità dell'ambiente in cui questa classe è collocata, esistono una miriade di variabili che entrano nell'insegnamento, che non vengono conosciute prima, purtroppo non è possibile conoscerle prima. Si conoscono e si affinano le attività man mano che si opera. E questo è il problema centrale della scuola di oggi. Non voglio rimanere sull'astrattezza. Il problema è che oggi c'è una crisi del sistema educativo in generale, non è soltanto quello scolastico, in generale. E questa crisi è determinata dal fatto che gli ambienti educativi non sono costruiti a misura di ragazzo di oggi e anche chi vi opera non è, tra virgolette, costruito per intervenire sui ragazzi di oggi. Mi spiego. Ecco perché io consiglio la lettura, che è una visione, una proposta che ognuno può mettere in pratica. Perché io dico che oggi è più difficile rispetto a prima insegnare? Perché è complessa la società ed è complesso l'alunno che hai davanti. Allora, io dico che noi siamo superati, questa è una scuola, un'ex scuola, ma potrebbe essere la scuola di oggi, sono tutti così. Questi sono gli ambienti dove i nostri figli, i vostri figli, i nostri nipoti, i vostri nipoti entrano. Ora, chi ha una certa età sa che una volta si andava a scuola e l'ambiente familiare in cui si viveva non era molto diverso come spazi, come organizzazione dell'ambiente che riceveva a scuola, no? Anzi, spesso le scuole erano migliori dal punto di vista dei servizi igienici, degli spazi, mentre le case, nella stragrande maggioranza, salvo una parte risicata di popolazione, erano alquanto limitate. Oggi invece noi viviamo spesso in ambienti domestici con comfort, arriviamo a scuola e troviamo queste scatole che non sono per i ragazzi di oggi. Quindi già partiamo da un ambiente fisico, la scuola, che non è assolutamente adatta ad ospitare ragazzi dinamici, iperconnessi, dinamici anche dal punto di vista dello stare attenti, dello stare in classe. Hanno bisogno di molto più spazio di prima, perché mentre prima lo spazio che si conquistava l'alunno era lo spazio libero della strada e si muoveva a dismisura, oggi quello fuori è ristretto, quello dentro è più ristretto ancora. E di conseguenza è difficile la soglia anche dell'attenzione, mantenere una certa attenzione da parte dell'alunno. Questo per quanto riguarda l'ambiente. Per quanto riguarda il soggetto che noi abbiamo davanti, è brutto chiamarlo soggetto, ma alunno, alunna, anche lui, anche il soggetto è complesso, troppo complesso, perché sono le variabili che entrano. Io ieri, non so se vi è capitato in questi giorni, leggere il racconto che ha fatto il Khan sul suo viaggio da Roma a Foggia. Ora, scrivere in quel modo, io non l'avrei scritto un articolo in quel modo, dici io sto leggendo Proust e mi trovo davanti a ragazzi che stanno con i cellulari, che gridano, poteva fare a meno di scrivere che legge Proust, perché come era vestito, perché Proust non è che si legge a una certa età, probabilmente nessuno di noi l'ha letto, no. Quindi era inutile, e quindi ha dato un po' un vezzo che è tipico borghese,
o aristocratico più che borghese, però avevo davanti quei ragazzi, e quei ragazzi sono il prodotto della nostra società, sono il prodotto nostro, che è una parola tenerla, tenere sotto controllo questo prodotto, perché molto sfugge da noi. Già il fatto stesso nell'uso delle tecnologie, no? Che hanno un grande impatto su di noi, su tutta la nostra vita, ma gestire quella tecnologia diventa difficile per noi adulti. Basta vedere, no? Voi andate, anzi stasera è bellissimo perché nessuno ha il cellulare aperto e sta smanettando, ma se no uno dalla mattina alla sera dà questo tipo di esempio ai nostri ragazzi. Quando riuni in classe sono così, ha voglia a mettere regole, dice dovete posare questo cellulare, poi quello ne ha due e è difficilissimo. Quindi oggi è diventato più complesso. Questo diventare più complesso richiede da parte di educatori, io uso il termine educatori, non solo insegnanti, perché è vasta la gamma, avere più attrezzi. Invece stiamo arrivando a dei risultati di assunzione di personale con personale meno attrezzato, mentre oggi la società richiederebbe più attrezzi, non solo di conoscenza, ma di metodo, e poi arriviamo al metodo, oggi arriviamo più impoveriti. Vedete che si sta abbassando notevolmente la soglia della formazione, no? Io lo vedo nella scuola di base, che ancora rimane la migliore scuola in assoluto come settore formativo. Il vecchio istituto magistrale, alcuni connotati distintivi dell'insegnamento li dava, no? La pedagogia, la psicologia, la stessa filosofia trattata insieme alla pedagogia, quindi una serie di, diciamo, di una cornice veniva data, ed è venuta fuori una classe insegnante di tutto rispetto, che è stata all'altezza e continua ancora ad essere all'altezza. Non lo dico io, che ho lavorato pure nella scuola di base, ma ho lavorato anche nella scuola superiore, ma lo dicono i dati, che per quello che valgono, sono dati scientifici, no? L'OCSE, i dati INVALSI, ci dicono tutto e risponde. Però anche quel settore si sta impoverendo, per non parlare della scuola media e della scuola superiore, dove il livello è sceso enormemente. Non vi fate ingannare dai 100 che vedete pubblicati, perché non sono 100 che corrispondono alla valutazione vera di questa, perché poi quando vi dicono che all'uscita di un corso di formazione scolastica il 50% non conosce il contenuto di quello che legge, tu puoi mettere pure 200, ma sempre quello è poi il risultato. Ora, che cosa sta avvenendo? Quindi sta avvenendo il depauperamento della formazione insegnante, e in particolare occorre prendere, e io per questo lo consiglio specie, leggere la prima parte, perché la prima parte significa avere gli attrezzi di lettura di una classe. La prima cosa che fa l'insegnante per essere un bravo insegnante, sì, di avere una propria strategia, ma per avere la strategia deve avere davanti l'immagine, quindi conoscere se ci stanno 20 alunni, 20 vissuti di alunni. Non si arriva in classe con un metodo, sbagliatissimo. Se uno pensa, dice, io ho un metodo di insegnamento, questo spesso si fa nelle materie scientifiche, è uno dei motivi per cui è difficile l'apprendimento della matematica, è concentrato più sul metodo dell'insegnante e meno sul versante dell'alunno, no? E storicamente, non per parlare male di chi ha una formazione scientifica, chi ha una formazione di tipo matematico-scientifico trascura l'elemento trasmissivo di chi ha davanti, e questo è uno dei motivi per cui la matematica è stata sempre ostica nell'insegnamento italiano. Viceversa, chi viene da una cultura umanistica, anche perché c'è dentro il personalismo cattolico, c'è una forma, è una formazione imposta, quindi deve avere davanti una classe. Avendo il vissuto della classe, deve comporre il gruppo classe. Se non compone il gruppo classe come gruppo che deve apprendere nel suo complesso, non può partire con la sua attività. Ecco perché io ho sempre detto una cosa: appena inizia la scuola non bisogna cominciare con il programma,
appena inizia la scuola occorre amalgamare il gruppo, far sentire tutti, quando mi puoi interrompere se parlo assai, far sentire tutti componenti il gruppo, e lì sta la prima abilità che bisogna, che deve avere l'insegnante, cioè agire sulle potenzialità di ciascuno. Questo lo si fa in particolare con il DSA, ma bisogna farlo con tutti. Io ho sempre usato questa strategia e non so se è stata buona. Vale a dire, sia per motivare l'insegnante, sia per costituire il gruppo dal punto di vista concettuale, ogni anno io facevo scegliere un argomento. Questo io l'ho appreso dalla scuola salesiana. Cioè, ognuno nella scuola salesiana si è sempre agito così. Ad inizio dell'anno si discuteva in gruppo di cosa vogliamo oggi, quest'anno occuparci in modo particolare. Allora c'era un evento, per esempio, sono capitato allo sbarco sulla Luna, e dice, la Luna, lo sbarco sulla Luna. Allora l'insegnante prendeva questo argomento, lo elaborava in maniera multidisciplinare, pluridisciplinare, ne faceva un argomento trattato di ogni anno e dentro vi metteva le discipline, vi metteva, allora costituiva i gruppi poi in modo eterogeneo, vale a dire c'era quello che era abile nella attività fisica, educazione fisica, e lo metteva insieme a quello che era abile per esempio nella matematica, in modo tale che ognuno si sentisse nella fase dell'anno protagonista del suo lavoro. Quindi la prima cosa è questo, e poi infatti l'ho continuato, no? Chiamiamolo pit stop, in modo tale che ogni insegnante, peraltro, arrivasse a scuola, specie quando si ha un numero di anni di attività, non come arrivato, perché quando si inizia si ha l'entusiasmo, anche l'entusiasmo è dovuto anche al fatto dell'incertezza, vi giudicano, non so se so insegnare, e una serie di cose, e quindi si impegna, prepara la lezione. Quando poi invece prende la corsa, dice ormai sono arrivato. Quindi se lì non c'è l'intervento della motivazione ad apprendere, allora è un intervento esterno fatto dal preside, fatto dal team che lavora, lì si addormenta un po' l'insegnante. Ecco, io trovo le tecniche interessanti, in particolare questa tecnica di associare quello che fa capo al cosiddetto pensiero divergente. Ecco, questo è un concetto che quando si arriva a scuola spesso non si è studiato, mentre prima nelle magistrali si studiava pensiero divergente e convergente. Vale a dire, divergente significa il lato artistico. Il lato artistico significa, in particolare per i ragazzi difficili, DSA, è importantissimo. Per esempio un ragazzo che sa musica, che ha un'attitudine per suonare per esempio la batteria, lì deve forzare, perché lui si sente protagonista e dà il meglio, e dà il meglio di sé. Ecco, però questi sono concetti che poi nel corso della discussione, se volete, possiamo richiamare, che fanno parte della storia della pedagogia, della psicologia, tanto è vero, il metodo Patti è un'integrazione, no? Gardner, tutto questo, Vygotsky, sono tutti grandi della storia della pedagogia e che sono dentro il metodo. Ok? No, ti tengo anche per dopo. Ecco, leggo qualcosa sul Marchio. Il metodo integrato Marchio Patti propone in definitiva un apprendimento esperienziale e laboratoriale, psicocorporeo, che agisce sul piano cognitivo, emotivo e relazionale. Ognuno è protagonista attivo del processo di apprendimento, quindi nessuno è escluso. Adesso le chiedo qualche trucco di amalgama del gruppo, e vorrei approfondire anche il fatto dell'emotività, del circolo vizioso e del circolo virtuoso di cui lei parlava prima. Grazie. Ok, allora, l'idea del metodo parte da un concetto teorico che è quello della psicologia sistemica. La psicologia sistemica dice questo: in un gruppo ci sono sicuramente degli individui, ma quando degli individui cominciano a comporre, cioè si compongono in una forma che è proprio quella gruppale, si ottiene un'altra identità,
che è molto più della somma delle singole identità, è qualcosa di più. Per fare un esempio, se io mangio la pasta, ha un sapore. Se io mangio il sugo da solo, ha un altro sapore. Ma se io mischio la pasta e il sugo, otterrò un terzo sapore, che è diverso dalla pasta ed è diverso dal sugo. Sostanzialmente questa è la psicologia di gruppo che è stata individuata da Levine, e che dice proprio questo: per poter lavorare con un gruppo, non mi devo focalizzare sui singoli, ma mi devo focalizzare sull'identità del gruppo stesso. È sapere che ogni azione che una persona fa all'interno di un gruppo non parla solo di sé, parla anche del gruppo. Per fare un esempio, se c'è un bambino che disturba in una classe, quel bambino sicuramente sta esprimendo qualcosa di sé, ma non soltanto di sé, anche del gruppo. Se c'è un bambino iperattivo, perché un bambino iperattivo in alcuni contesti sta calmo, in altri si agita? Perché in alcuni contesti è proprio la dimensione del gruppo che sollecita quel comportamento, non perché viene fatto qualcosa a quel bambino, ma perché quel bambino registra emotivamente, in modo inconsapevole, delle tensioni che non sono soltanto le sue. E quindi questo che cosa vuol dire? Se noi la guardassimo solo da un punto di vista della problematicità, così diventa veramente pesante lavorare con un gruppo. Se io invece considerassi ogni singolo elemento del gruppo come un elemento prezioso per il viaggio che stiamo facendo insieme, a quel punto mi renderò conto, come diceva prima il dirigente, che se io ho una persona molto brava, veramente molto brava a mediare, perché in ogni gruppo c'è sempre la persona brava a mediare, cioè la persona brava a salvare, l'elemento salvifico, quando tipo chi viene interrogato c'è sempre quello che alza la mano, quello non è il primo della classe, quello è la vestale del gruppo, cioè colui o colei che sta salvando il gruppo da una situazione di imbarazzo. E allora c'è qualcuno che salva, poi c'è il disturbatore è un altro elemento salvifico. Tutte queste sono dinamiche di gruppo che si presentano in qualsiasi gruppo. In questo momento noi tutti insieme siamo un gruppo, e se io adesso facessi una domanda, state sicuri che ci sarà una persona che alza la mano, e quella persona in questo gruppo e nella vita di solito è una vestale, cioè colui che, o colei che si muove. Sono delle dinamiche di gruppo individuate appunto dalla psicologia di gruppo, che sia la psicologia della Gestalt che la psicologia sistemica, che ci possono essere di grande aiuto. Io per questo lo spiego nel libro, come fare a utilizzare questo. Se vorrò fare un lavoro di tipo intuitivo, a quel punto farò in modo che mio alleato sia l'alunno o l'alunna che ha questa dote. Se vorrò fare invece un lavoro più di tipo metodico, l'alleanza sarà con la persona che ha quest'indole. L'importante è non chiedere a un pesce di arrampicarsi su un albero. Cioè, non posso chiedere a una persona che non ha un'esempio, sono una persona lenta. Non mi possono dire di fare una cosa veloce di mattina, perché non ci riuscirò mai, io sono lenta, non lo saprò fare. C'entra il discorso sulle intelligenze multiple con quello che sto dicendo? Sì, allora il concetto delle intelligenze multiple è importante, perché partiamo dal presupposto che tutti abbiamo delle intelligenze multiple, nel senso, perché a volte questa teoria è stata presa come... c'è qualcuno che è più intelligente perché ha sviluppato più tipi di intelligenza. Non è così. Tutti abbiamo delle intelligenze multiple. È ovvio che per indole data da storia di vita, personalità, contesto attuale, contesto storico e tutta una serie di cose, ci sono delle mie caratteristiche che emergono di più rispetto ad altre che magari sarebbero altri momenti della vita, insomma. Ognuno poi è diverso, però all'interno di un gruppo ci sarà le dinamiche di gruppo sono sempre le stesse, basta avere una minima conoscenza delle dinamiche di gruppo, è automaticamente molto più semplice gestire la classe. Io per questo dico, ad esempio, il teatro è veramente molto importante, perché il teatro permette di mettere in scena sul palcoscenico quelle che sono le dinamiche di tutti i giorni, e quindi è per questo che è catartico. Cioè il teatro è catartico proprio perché mette in scena quello che normalmente accade nella vita. Allora io mi ci rispecchio e sto meglio, e con i ragazzi è sicuramente utilissimo, ma la stessa cosa
e la pittura, perché non tutti sono in grado di salire su un palcoscenico, allora ci sarà un'altra. Basta, come diceva prima il dirigente, darsi del tempo per conoscersi, per capire. Una cosa interessante, ad esempio, sempre partendo dal presupposto della componente fisica della classe, mi è capitato a Roma di vedere un insegnante fare una cosa bellissima. Lei praticamente aveva messo su un muro degli schemi di composizione della classe, per cui composizione 1, i banchi tutti in una direzione, composizione 2, banchi in un'altra direzione, composizione 3. Lei aveva passato il primo mese a fare tipo prove di composizione aula. Quindi questi bambini avevano imparato uno e se subito, due, tre, a seconda del lavoro che doveva fare, i ragazzini prendevano queste sedie, le spostavano, creavano questa cosa ed erano dinamicamente coinvolti in un cambiamento mentale. Cioè la posizione, mente e corpo sono sostanzialmente uniti. Se io cambio posizione fisicamente e guardo le cose da un altro punto di vista, mi compongo in un altro modo, automaticamente la mia mente sarà più elastica e in più si crea movimento, perché quello che succede adesso, come si diceva prima, è che ci si annoia perché si sta fermi, si sta sempre fermi, seduti sempre nella stessa posizione. Io non lo so, sono la mamma di un bambino con DSA e capisco quanto possa essere faticoso. Cioè, dicevamo prima con la professoressa Flora, che abbiamo avuto la stessa insegnante. La mia insegnante era una persona anziana quando io ho fatto le scuole elementari. Ma lei ci faceva spostare in continuazione. Cioè, non ci alzavamo, non stavamo sempre seduti composti. Che non è naturale, io non ce la farei a stare seduta composta. Questo è invece inserire movimento fondamentale. Non è così, grazie al cielo, ultimamente si muovono. Invece no, dopo il Covid questo è proprio un problema. Ecco, dopo il Covid questa cosa si è aggravata, perché adesso non ci si alza più nemmeno per la merenda. E quindi si fa la merenda da seduti con la tovaglietta davanti e tutta una serie di timori che sono, capisco, ovviamente comprensibilmente sono derivati dal Covid, che però hanno comportato dei cambiamenti che sono secondo me una retrocessione più che un avanzamento. Purtroppo questa cosa c'è, non qui, ovunque. Però ti chiedo un commento. Sì, partirei proprio da quest'ultimo aspetto che avevo richiamato pure all'inizio, gli spazi. Cioè creare gli ambienti è fondamentale. Uno dei problemi nostri è l'edilizia scolastica, no? Che non è un problema, una scusa, ma è un problema vero. Non sono costruiti a misura di ragazzo. Noi abbiamo alle spalle un secolo di attivismo pedagogico, no? È cambiata la prospettiva con Dewey quando ci mette al centro l'alunno, ma ancora noi continuiamo ad avere invece la centralità dell'adulto. Cioè noi pensiamo al ragazzo, lo pensiamo nei termini di come la pensiamo noi adulti. Adesso c'è il PNRR, no? Si sta facendo un ulteriore spreco di denaro, vale a dire si costruiscono gli edifici scolastici come erano prima, praticamente li si ammodernano esternamente, si mettono in sicurezza, ma ancora vengono costruiti secondo il classico spazio, aula, corridoio, ecco. E invece non deve essere assolutamente così, come è imprescindibile che in uno spazio educativo non ci siano i luoghi del movimento, palestre, nonno, sono provviste le nostre scuole, e spazi per il teatro, fondamentale, l'emotività si rompe con il teatro, quindi è importantissimo. Io mi rifaccio sempre alla scuola salesiana, dove era obbligatorio fare teatro, e ogni scuola salesiana, se voi andate, trovate il teatro. E quindi gli spazi oggi si stanno, non, abbiamo scuole che praticamente si stanno riducendo di numero, no? Quindi potremmo essere favoriti da questo punto di vista, ma continuano ad essere concepite così. È indubbio che un bambino, e per la sua dinamicità anche oggi che ha, non può stare seduto in quel modo, e nello spazio tempo scolastico può essere strutturato come oggi. Ecco perché io forzo che la scuola deve essere a tempo pieno. La scuola deve iniziare alle 8 e anzi
anche prima per i genitori che lavorano con il tempo prescuola e deve finire alle 5 con i servizi mensa, tutto. Se non si hanno quegli spazi, noi continueremo ad avere difficoltà nell'insegnamento, perché significa che l'alunno non è al centro dell'attenzione di quella scuola. Poi c'è un altro aspetto, questo stiamo attenti quando si danno dei metodi, delle strategie, a non deresponsabilizzare, cioè pensare che l'insegnante possa in tutti i casi intervenire, cioè debba avere la soluzione a tutti i casi che ha di fronte. Non è assolutamente così, assolutamente. Perché oggi si tende a far scaricare, in particolare il rapporto conflittuale che c'è con i genitori, è aumentata la conflittualità nel sistema, in particolare nel rapporto scuola-famiglia, è dato da questo, pensare che l'insegnante, la scuola in sé per sé debba risolvere i problemi dell'alunno che si viene consegnato, utilizzo propriamente questo termine consegnato, e spesso sono gli stessi genitori che hanno difficoltà a gestire i loro figli a casa e pensano di fare invece i genitori nella scuola. Questo deresponsabilizzare è grave, perché come è scritto anche nel libro è l'ambiente quello che è importante. Cioè c'è adesso una bella frase che ha riportato Papa Francesco nella Laudato Si, no? Dove dice e richiama il vecchio proverbio africano: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Ed è vero, è impossibile pensare di delegare tutto alla scuola. Questo metodo deve essere anche fatto proprio dal genitore, deve essere condiviso. Il genitore non deve sentirsi in contrapposizione con la scuola, anche quando potrebbe avere ragione in determinate fasi della vita scolastica, ma deve essere necessariamente un alleato. È facile dirlo, però è difficile realizzarlo. È difficile realizzarlo nella misura in cui, anche qui, l'educatore professionista, perché l'insegnante è un professionista, non si presenta davanti alla famiglia con gli attrezzi a posto. Cioè con il suo bagaglio deve essere a posto. Vedete, si sta facendo una politica sbagliata, no? Il cosiddetto precariato. Se continua l'insegnante a sentirsi precario e quindi a sentire la scuola, lei lo dice nel libro, come un approdo di necessità e non una scelta professionale, non si è motivati. E vedete, qui ci stanno molti insegnanti, i primi a capire che l'insegnante non motivato è l'alunno che ha di fronte. Quando un insegnante entra in classe, l'alunno, che da questo punto di vista è un indagatore per eccellenza, capisce di avere davanti una persona autorevole e non autorevole, si comporta in modo differente con la persona che ha. Ora, più entrano nelle classi insegnanti demotivati e più il problema del rapporto educativo esiste, più aumenta la conflittualità all'interno del gruppo, anche a scuola e con la famiglia. Quindi il primo aspetto è la motivazione. Qualcuno subito dirà il problema è stipendiale, no? Ed è vero, anche quello purtroppo dobbiamo dircelo, no? Perché è un messaggio che filtra nella società. Se tu paghi così poco l'insegnante e quando lo paghi gli ricordi che ha 3 mesi, 4 mesi di vacanze, tu lanci un messaggio che è di caduta libera nei confronti dell'interlocutore o l'interlocutrice famiglia, mentre tu lì lo dovresti rafforzare. Quindi c'è un problema, però esiste un problema di motivazione intrinseca, c'è scritto anche qui. Perché esiste questo problema? Voi vedete, qui c'è una doppia responsabilità, dall'alto politica e responsabilità dal basso. Avete visto i famosi 500 euro di Renzi? Quelli sono soldi buttati in quel modo. Cioè nella logica potevano essere buoni, no? Io ti do per autoaggiornarti, Però se tu questi 500 li butti in una semina su un terreno arido,
dove va a finire che va a si comprare la lavatrice, oppure invece di comprarsi il computer, oppure invece di comprare il televisore, oppure va a vedersi lo spettacolo, perché rientrano anche gli spettacoli, oppure va a farsi il corso di aggiornamento sulla crociera, ma per farsi la crociera e non per farsi l'aggiornamento. Tu stai inviando un messaggio deleterio, e quello che mi preoccupa è che questo messaggio si è consapevole di averlo lanciato così e si continua senza interromperlo. Nessuno che dica interrompiamo questo tipo di pratica. È culturalmente sbagliato, anche perché tu hai di fronte, no? Quando fai, proponi un'azione, tu devi sapere chi hai di fronte, no? Se tu hai un terreno fertile, allora tu ti puoi permettere questo lusso. Se tu invece il terreno non ce l'hai fertile e sai di avere avanti persone, non dico nella strada, perché nella scuola, la scuola viene portata avanti da operatori, da educatori in silenzio che lavorano, spesso fa notizia, purtroppo, quando fa notizia le cose negative, ma si tiene il sistema perché c'è un gruppo che lavora responsabilmente ed è un gruppo abbastanza sostenuto, però è un gruppo volontariamente sostenuto, non c'è qualcuno che fissa delle regole. Ecco perché dicevo teatro, arte, giustamente lei scrive in una parte del libro, non rientra nella valutazione dei testi nazionali. E in un paese come l'Italia, che ha il più grande patrimonio artistico al mondo, e tu nei dati invalsi non metti la valutazione sulla storia dell'arte, tu significa che di questo paese che tu parli dicendo il sistema Italia, il Rinascimento italiano e la culla e così via, tu non lo stai mettendo in atto se non hai queste lenti, no? Però anche qui, educazione artistica, come si fa nelle scuole, perché ci stanno bravi, ma non c'è quella formazione, anche perché, diciamolo bene, molto è di ripiego nell'insegnamento artistico. Io sono un architetto, faccio la doppia professione, un ingegnere, mi faccio questo. Quindi è importante la motivazione. E chiudo. Per l'integrazione, per quanto riguarda il metodo, che è praticamente dove è forte l'arte, no? L'aspetto creativo. Ora, questo è importante dirlo, non è sempre piacevole tutto ciò che si deve fare a scuola. Anche questo è sbagliato, no? Inviare un messaggio che deve essere tutto piacevole, al ragazzo dobbiamo dire che è bello. Occorre fare un po' come la carota e la garrota, cioè bisogna anche insinuare il concetto di fatica, di conquista innanzitutto, di conquista, perché vedete c'è meno aspirazione nella scuola, cioè non c'è quella dote di arrivare. Io leggo ogni tanto che dici che c'è competizione, io non, in tutti gli anni che io ho vissuto nella scuola, specie negli ultimi, non vedevo molta competizione all'interno della scuola, e deve però passare il messaggio, perché poi il risultato è quello che si va nella società. Quando si va nella società, la società è micidiale, quella che seleziona, no? Non è un caso che noi abbiamo dei pessimi risultati scolastici e poi invece un ragazzo si afferma, o viceversa. Quindi noi dobbiamo aiutare anche in tal senso, cioè non deresponsabilizzare, non pensare che esistano tecniche che risolvono tutti i problemi, che molto dipende anche da quello che ci mette ognuno di noi. Io vorrei aggiungere solo una cosa, perché a volte a volte a scuola non ci si focalizza su questo. La competizione a scuola c'è e purtroppo è di tipo emotivo, e quello è deleterio, veramente brutto. Però al di là di questo, in un'azienda viene premiata la capacità di collaborare, non chi vuole fare prima. Chi vuole emergere all'interno di un'azienda spesso non viene assunto, perché in un team di lavoro siamo tutti insieme, quindi se a scuola si insegna a cooperare, allora quelle persone saranno molta più probabilità di essere assunti che non quelle persone a cui invece è stato insegnato a primeggiare, perché chi
fa un percorso scolastico in cui, come dire, si punta a essere il migliore, ma non il migliore nel senso io eccello in questa cosa, tu in un'altra e insieme andiamo da qualche parte, no, il migliore nel senso di surclassare gli altri, di poter dire io ce l'ho fatta e tu no, la vera e propria competizione. Questo mi pare sia il messaggio della società oggi, però. No, perché poi nelle aziende le persone che invece hanno quest'indole automaticamente non vengono assunte perché non sono valide per il successo di un'azienda. All'interno di un'azienda il team deve saper collaborare e quindi non va bene. Difatti c'è questo divario tra quello che effettivamente viene chiesto in un'azienda e quello che in realtà si ha nell'immaginario della società produttiva. La società produttiva non vuole persone che primeggino, vogliono persone che considerano l'azienda come una famiglia, che poi in realtà non lo è, e poi ci sono tutta una serie di cose, di divari sociali, di difficoltà, però lo dico perché gli psicologi fanno la valutazione delle persone e quindi su questo dissento un po'. Per quale motivo? Per quanto riguarda la scuola, non che non sia così la realtà è così. Io ho visto alcuni colloqui che vengono fatti dalle aziende nelle assunzioni. Però non dimentichiamo che la scuola non prepara l'azienda, non prepara il settore produttivo. La scuola deve lavorare sull'uomo e sul cittadino. Aiutare a collaborare. Sì, sì, certo. Ma l'uomo e il cittadino che collabora certamente ed è importante, infatti cooperative learning è una tecnica importantissima, cioè essere cittadino significa parte di una comunità, quindi lavorare in comunità, però nello stesso tempo far capire che la responsabilità collettiva viene se ha inizio la responsabilità individuale, quindi la scuola deve preparare l'uomo e il cittadino. Anche perché, vedete, come i sistemi produttivi attuali è impossibile oggi prevedere come saranno tra 10 anni. Quindi, a voglia, noi veniamo, parlo di me, che veniamo da un'età dove uno si preparava a fare il medico, a fare l'architetto, dice faccio l'architetto, ma oggi o domani non sappiamo più come si fa l'architetto, come si farà il medico. Quindi noi dobbiamo lavorare sull'uomo e sul cittadino ed è fondamentale, tant'è vero che la scuola è la prima chiamata in causa in negativo su questo, non svolge più questo compito di preparare l'uomo e il cittadino. Volevo soffermarmi su questa frase, imparare a imparare, no? Secondo te è tecnica. Allora, imparare a imparare è un concetto veramente interessante perché è la differenza tra conoscenza e competenza. Io posso conoscere una cosa e non essere in grado di metterla in pratica. Capita spessissimo di incontrare persone che dicono io ho 4 lauree e a me viene da pensare, da persona che ha vissuto tanti anni a Roma, di rispondere ma non hai capito niente, perché io posso conoscere tante cose. Conoscere e avere la capacità di metterle in pratica in contesti diversificati sono due cose diverse. La competenza è proprio l'aver imparato a imparare. E come faccio a imparare a imparare? Conoscendomi, ecco la parola consapevolezza. La parola consapevolezza è questo. E io penso che la scuola abbia un ruolo fondante in questa cosa, cioè aiutare la persona anche a entrare in contatto in quello che è il proprio modo di conoscere. Ci sono dei contenuti, i contenuti ovviamente vanno spiegati, vanno imparati, ma dopo che c'è il contenuto, come lo uso questo contenuto? Questa è la competenza. Io posso aver imparato un concetto anche, prendiamo le scienze sono la metafora per eccellenza. Le faccio un esempio. Io sono stata sempre pessima in chimica perché proprio sono discalculico con una difficoltà ma proprio terribile, però se c'è una cosa che io ho capito sono i legami. Il legame covalente, il legame idrogeno, e non sono una metafora delle relazioni?
Ci sono dei legami che sono legami covalenti, vuol dire legami con una compattezza tale per cui la relazione rimane presente. E poi ci sono i legami idrogeno, ci sono quei legami che possono esserci, ora si uniscono, poi si separano, poi si riuniscono. Le scienze possono essere utilizzate come metafora, per cui io posso apprendere un contenuto, ma poi lo posso utilizzare in altri contesti. Questa è la, è la padronanza. È la padronanza, certo, però è il mio modo di imparare, per cui io prima di tutto penso che la scuola debba aiutare la persona a essere consapevole del proprio stile. E questo succede quando l'insegnante è consapevole del suo stile. Quello che io dico in questo libro è: ci sono delle tecniche, ma ognuno le mette in pratica come le ritiene opportuno. Non posso arrivare io, che magari vado una persona che fa il lavoro dell'insegnante da tantissimo tempo, e non sono io che dico a questa persona devi fare così, no, è solo un suggerimento di dire, vabbè, guarda, qua c'è una tecnica che puoi inserire all'interno del tuo modo di lavorare, del tuo stile. Questo è un esempio, cioè è l'esempio che si dà alla classe. Per cui dare anche la possibilità all'allievo di essere interrogato secondo il suo stile. E qui entra la nozione di bagaglio dei docenti che hai detto prima. Ma non solo, collegandomi a quello che diceva la dottoressa prima. Imparare, io sono per la scuola del fare, cioè le conoscenze sono fondamentali, perché anche qui non bisogna, adesso si parla di valutare per competenze e tutte queste cose, però stiamo attenti a una cosa. E le conoscenze sono alla base, se non ci stanno le conoscenze naturalmente non si arriva alle competenze, però il salto di qualità piano piano, ecco, la scuola del passato questa lacuna ce l'aveva, no? Penso per esempio all'insegnamento delle lingue, non solo, anche delle lingue classiche, il latino e il greco, si partiva sempre dalle regole, no? Grammaticali. E questo è uno dei motivi per cui le lingue moderne noi non le sappiamo parlare, nessuno di noi. Quindi se nessuno sa parlare l'inglese pur averlo studiato o francese, significa che è una lacuna di struttura, no? Non è che tutti quanti siamo negati a parlare francese. Abbiamo fatto 8 anni di inglese e una parola, se andiamo in Inghilterra a chiedere un caffè, non la sappiamo dire. Lì c'è una lacuna di base, che è di tipo metodologico. Vale dire perché tu devi partire dal contesto frase e estrarre la maieutica, estrarre le regole, non viceversa. E infatti da questo punto di vista, mentre leggevo il suo libro, stavo leggendo, mi incuriosiva, il metodo Ruggeri, che è un metodo che peraltro non è italiano perché è già stato fatto in Danimarca, di un liceo classico pugliese sull'insegnamento vivo della lingua latina e greca, partendo dalla frase, non partendo dalla regola, un po' come quello che si fa nelle lingue ormai straniere, all'inglese e al francese, che ha fatto un salto di qualità nella scuola, dove si parte appunto dalla frase, dall'espressione, e poi si portano le regole, perché è un po' il metodo di apprendimento dei bambini. Uno impara a parlare, non è che si dice tu devi sapere l'indicativo presente, l'imperfetto e così via, e si impara a parlare e poi porta fuori, approfondisce la regola. Anche qui torniamo alla domanda che faceva Teresa: se noi non abbiamo il bagaglio per entrare, cioè gli attrezzi, perché anche la creatività anche dell'insegnante, perché nell'insegnamento c'è un lato di creatività che è imprescindibile, no? Quante volte siamo entrati in classe con in testa di fare una lezione, poi ci viene un input e cambiamo direzione, perché questo è fondamentale. Però per fare questo, ecco, per esempio, io ho sempre ammirato gli artisti che lavorano a scuola, no? Agli artisti delle scuole non ho dato mai limiti, perché sapevo che ero un artista, l'eccentricità fa parte della componente artistica, e quindi sviluppava di per sé delle... dice, oggi veniva l'insegnante, per esempio, dobbiamo andare nel giardino, io sempre ho consentito perché quello è l'estero, ma la parte, diciamo, creativa dell'insegnante viene se ha il paraglio creativo.
se ne arriva senza attrezzi, e questo è il dramma di oggi, ecco, voi vedete tutta questa forma, si incentiva la formazione perché si va, si prende, deve fare X numero, non so, di ore, così, e c'è, sono le scuole di formazione che ormai si sono formate in tutta Italia, che sfornano certificati di qualità a non finire, che sono pezzi di carta acquistati e che non servono a nulla. E quello è un bagaglio che si costruisce nel tempo. Ecco perché il percorso per insegnante deve essere un percorso che non viene sviato nel corso, poi dici si diploma, si laurea e vediamo se fa l'insegnante. In Italia, per esempio, è apportito un corso di formazione universitaria, peccato, che era scienze della formazione primaria. Scienze della formazione primaria era stata l'unica facoltà in Italia che preparava a fare l'insegnante, perché se voi pensate bene, chi fa ingegneria non ha fatto mai, ha studiato per fare l'insegnante, tranne gli insegnanti di lingua straniera, di lettere e di scienze della formazione primaria, il resto non ha fatto nulla per fare l'insegnante. E ripeto, uno dei motivi per cui noi siamo carenti nell'apprendimento dell'area scientifico, matematico, è questo. Ora, se voi date questa possibilità, è chiaro che ognuno insegue la formazione facile, no? E fa incetta di diplomi online, fanno a bizzeffa, che rimangono sulla carta, mentre la formazione prima di tutto deve essere qualcosa di sentito. Guai a fare la formazione per gli insegnanti in post, perché quelli aspettano là, si addormentano, non sentono, passano quelle ore. La formazione deve essere qualcosa di intrinseco, deve essere sentito, e così come l'insegnante che prepara la lezione. Se l'insegnante è responsabile, preparerà la lezione anche quando avrà 40 anni di servizio. E lo notate, come vi dicevo prima, che la prepara. Perché è impossibile che si possa andare in una classe senza sapere quello che in quella classe si deve fare. È impossibile, potete stare certo. Ecco perché lavorare sulla motivazione. Però lavorare sulla motivazione non è semplice. Non è semplice perché se tu non hai il riconoscimento sociale della figura dell'insegnante, se l'ambiente ti considera proletarizzato, se così, come viene fuori questo insieme? Così come all'interno della scuola devono entrare le figure di sistema, il psicologo, il pedagogista, è imprescindibile ormai per quello che avviene nella scuola. Vi chiudo e ti consegno. Io ho avuto negli ultimi anni un'esperienza bruttissima, no? Di adolescenti. Era difficile gestirne, in particolare ragazze, no? Che si procuravano anche autolesioni su di loro. Erano qualcosa che io non riuscivo più a capacitarmi come possano avvenire, no? E invece c'era un distacco terribile tra la famiglia e il vissuto dei ragazzi. Ora, all'interno della scuola, se non ci stanno queste figure, che non sono figure mediche, una volta c'era il medico scolastico, ma non abbiamo più bisogno del medico, abbiamo delle figure che sostengano il lavoro della scuola dell'insegnante. Perfetto. Consapevolezza è un concetto chiave, insieme ad altri che lei ha elencato. Cioè, consapevolezza è ciò che ci consente di non cedere all'impulso di un comportamento, è esatto dire questo, in ambito pedagogico. Come la definisce? Non avere un comportamento automatico, intendo. Sì, allora la consapevolezza permette di gestire. Ora, gli impulsi ci sono, gli impulsi soprattutto in alcune emozioni spingono a degli impulsi, e sicuramente la capacità di gestirli è molto relazionata con l'autoconsapevolezza, cioè conoscersi, quindi riconoscere l'emozione, sapere come si esprime, come io esprimo la mia emozione e come gestirla. Quindi sicuramente la consapevolezza può avere a che fare anche con questo. E consapevolezza di cosa in ambito scolastico? La consapevolezza può essere, cioè la consapevolezza è, la prima è che mente e corpo sono uniti.
Pertanto non si può pensare che ci può essere una cognizione senza un'emozione e che entrambe non guidino il comportamento. Nella motivazione rientrano entrambe, rientra il corpo, rientra la mente in una globalità. Quindi, infatti, queste tecniche partono prima di tutto dal corpo. Ogni apprendimento, l'elemento fondante del metodo Marchio Patti è proprio che ogni apprendimento parte prima di tutto dal corpo. Perché se io ho una consapevolezza della mia corporeità, in sostanza bisogna pensare questo, che le tensioni muscolari influiscono sulla capacità di apprendimento e una buona capacità di apprendimento influisce sulle tensioni muscolari. Pertanto, ma questo succede a tutti, non è solo ai ragazzi, se io sono una persona molto tesa, molto ansiosa, in uno stato di particolare agitazione, qualsiasi cosa mi verrà proposta, spiegata, io non la comprenderò, oppure la potrò comprendere ma non memorizzare. Perché la memoria è strettamente legata allo stato emotivo. In una condizione scolastica basata su, ad esempio, la tensione, la paura di essere interrogati, la paura di essere giudicati, la paura di non essere abbastanza, queste dimensioni sono dimensioni che pertengono una categoria ansia. Ora lo so che questa parola è inflazionata, però di fatti appartengono a questa categoria. L'ansia non è altro che una derivazione della paura. L'emozione fondante dell'ansia è la paura. La paura è importantissima, salva la vita. Come tutte le altre emozioni, la paura c'è, ci deve essere, la devo provare e ne devo essere consapevole. Ma è questione di quantità poi di paura, no? No, è questione di cronicità. Se io ogni giorno sento paura, poi quella piano piano si cronicizza e diventa ansia. Ora, se io ogni giorno a scuola vivo uno stato di tensione, che può essere derivare da tante cose, però uno stato di tensione per cui ho paura soprattutto del giudizio, che succede? Che da un punto di vista neuronale, perché ormai le neuroscienze questo ce l'hanno detto, da un punto di vista neuronale, la capacità di apprendimento si riduce. Che cosa vuol dire? Che le migrazioni neuronali che derivano dagli apprendimenti sono quantitativamente inferiori. In un contesto invece in cui emotivamente io mi sento a mio agio, la mia capacità di memoria e di apprendimento da un punto di vista neuronale è quantitativamente superiore. Quindi, e questo vale per gli alunni, ma vale anche per gli insegnanti. Cioè, nel senso, vale per entrambi. Per gli adulti in genere. Chiaramente, per l'adulto. Esatto, nel senso, ma questo riguarda un po' tutti gli ambienti, non è solo l'ambiente scuola. Però, diciamo, se io lavoro in un contesto all'interno del quale sono a mio agio, io lavoro meglio, sto bene e sicuramente la mia vita è più felice. O perlomeno serena, non so, felice, la felicità è un concetto un po' troppo vago, serena. Ma se il mio lavoro è molto teso, giorno dopo giorno, inevitabilmente si scivola verso quella che è la sindrome da burnout, che è una sindrome molto complessa, con dei correlati fisiologici molto particolari. All'interno del libro ci sono 5 tecniche che sono proprio per gli insegnanti, e sono delle tecniche che aiutano proprio la consapevolezza psicocorporea, che permette di abbassare i livelli di tensione, perché i livelli di tensione molto elevati non potranno mai essere veicolanti un contesto di crescita, di evoluzione, né per l'adulto né per il bambino, chiaramente, perché queste sono caratteristiche che nell'uomo sono identiche, dalla primissima infanzia fino all'età anziana, è un concetto di base. Se c'è una cosa in cui sto bene, avrò voglia di farla ancora e quindi potrò crescerci dentro. Se invece ci sto male, la rifiuto. Stessa cosa però, occhio, non è solo per la rabbia e per la paura, ha a che fare anche con la noia. Cioè un contesto noioso è un contesto che porta al rifiuto del compito e quindi alla demotivazione. E quindi bisogna stare attenti, ma questo, ripeto, vale tanto per l'adulto quanto per l'alunno di qualsiasi età. Per questo io mi riferivo al fatto di, se ci si muove, ci si sposta, si utilizzano gli ambienti esterni. Il Covid avrebbe potuto insegnarci tantissimo, perché nel Covid si richiedeva di stare all'aperto. Ecco, quella era l'occasione per poter uscire fuori. Perché non si può fare? Perché non può essere questo un contesto scolastico?
perché non possiamo studiare in questo contesto? Ci sono delle persone qui che ascoltano e che quando, spero che quando finirà la serata avranno appreso qualcosa. Questo è un contesto d'apprendimento, perché no? Tra l'altro, in questo è particolare, l'Italia questo lo potrebbe fare con una grande serenità, soprattutto da Roma in giù. C'è sempre il sole, in Danimarca lo fanno e piove sempre, cioè loro lo fanno con gli impermeabili. Escono nel bosco. Escono nel bosco con gli impermeabili, con i calosce. In Norvegia l'intervallo è da fare fuori, anche con la neve, con il ghiaccio, con qualsiasi... è obbligatorio. È obbligatorio. Noi ci abbiamo il sole e fa troppo caldo, non luciamo perché fa caldo, non lo so. Però c'è questa rigidità purtroppo è presente. Ma devo dire che c'è anche tutto un versante anche in Italia che sta prendendo una direzione differente, anche da un punto di vista formativo nell'ambito socio-sanitario ed educativo, c'è tutto un versante di cui comunque sono fiera di dire che la nostra associazione fa parte, per cui comincia la formazione degli operatori con un rapporto diverso tra la natura e l'arte. In una dimensione di benessere personale per poter poi essere guida del benessere degli altri. A questo punto io chiederei al pubblico se la conversazione è stata interessante e se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa con delle domande. A voi. Prego. No. È stata una... non pensavo, io sono venuta perché ho sentito scuola e quindi... e poi vengo sempre perché mi interessano... mi interessa la presentazione di libri, apprendere qualcosa, anche se sono in pensione e dovrei deporre le armi, io non le depongo mai. Cioè, una cosa che, su cui ho riflettuto, questo libro praticamente vorrò averlo, in qualche modo dovrò averlo, perché è molto interessante, e voglio fare i complimenti all'autrice, perché veramente ha colpito nel segno. Penso che oggi un libro come quello che lei ha scritto dovrebbe essere nelle mani di tutti quelli che lavorano nell'ambito dell'educazione, perché avrà molto da insegnare, ritengo. Praticamente si è parlato di questa rivoluzione che dovrebbe esserci nella scuola. Tutti gli anni diciamo, sempre diciamo, dovrebbe cambiare. Mi è piaciuto sentir parlare di teatro, sentir parlare magari di cineforum e via dicendo. Però praticamente la scuola, noi altri insegnanti, cioè non voglio essere immodesta, però tante volte io mi sentivo angustia in quella scuola in cui ero, mi sarebbe piaciuto fare tantissime cose, però non c'era la possibilità di farle. Non c'è il teatro, non c'è, ma va bene, si potrebbe, l'abbiamo sempre improvvisate certe cose quando abbiamo sentito che avremmo voluto fare per esempio una recita, far vedere dei film, ma una cosa che voglio dire, noi non siamo mai stati affiancati quando abbiamo avuto qualche idea rivoluzionaria, no, non ci sono i soldi, no, non si può comprare, no, non si può fare. Quando c'erano le varie giornate dell'ambiente, della memoria e via dicendo, domani si parla di memoria. Ah sì, si parla di memoria. Io mi preoccupavo sempre di trovare l'ultimo ritrovato cinematografico, per esempio, non potevo presentare tutti gli anni Anna Frank. Era pesante per me, era pesante pure per la scuola, mi piaceva portare qualcosa di nuovo e quindi andavo, prima che arrivasse questo giorno, in giro, leggevo, ricercavo e trovavo magari l'ultimo ritrovato. Però signori, me lo compravo io di tasca mia, tutto quello che mi serve, che mi serviva. Ho dovuto fare una recita, me la sono dovuta ritirare praticamente dalle suore paoline a Torino, sono andata a Torino per i fatti miei, ho detto voglio fare questa recita, allora mi,
mi trovo il testo, mi trovo le canzoni e qualche collega di buona volontà che mi aiutava. Però il preside, a me, mi pare che sia stato sì, il preside ha parlato proprio di questo, ma sarebbe ora che, sì, che diventassero realtà questi sogni che noi altri insegnanti abbiamo sempre avuto e avremo sempre, però non mai avremo qualcuno a fianco. Sì, dico, io voglio fare recita. Mi ricordo che ho voluto fare una rappresentazione e entrava la danza, ma io di danza non riuscivo a dare nozioni di danza e ho trovato una collega molto brava che lavorava in una scuola di danza e gratuitamente mi ha aiutato a fare la parte praticamente che riguardava la danza. Quindi questo modo di lavorare, cioè io non so, spero che cambino e che gli istituti vengano messi nelle condizioni di avere quegli spazi, giusto come ha detto il preside, che servono per evolvere la scuola. È logico che l'alunno seduto non può stare. Io, nella mia idea, io ho sempre ammirato un professore che c'era nella mia scuola, non so se io posso fare il nome, ma non le farò, che lui si ammazzava per fare i giochi della gioventù e via dicendo, e nessuno l'aiutava, né il comune, né la scuola, doveva trovare lui il pulmino, doveva trovare il pullman di Lilia, portava i ragazzi a fare l'educazione fisica con i pullman di linea, i poveri ragazzi sudati, morti di caldo, morti di freddo, arrivavano e facevano le gare, ma abbiamo pazienza. Però io lo ammiravo quella persona lì, e quello ha avuto medaglie nella scuola praticamente riguardo ai giochi della gioventù, e aveva talmente preoccupazione di presentarsi a me che facevo italiano e dirmi: ma mi puoi dare per favore un alunno perché dovrei portarla ad allenare? Ma sì, senz'altro, dicevo io, ma solo tu dici così, gli altri mi dicono ma devo fare matematica, ma ragazzi, e abbiamo parlato pure di collaborazione, mi pare, stasera. Se uno non collabora con una persona che si ammazza, che si fa in quattro per poter portare avanti la propria materia, come è giusto che sia, non ha avuto mai un appoggio questa persona. E non è così che la scuola italiana può andare avanti. Non può andare avanti. Scusate se l'ho fatta lunga, vi ringrazio. Grazie. Che è qui, vicino a te, infatti. Ti ringrazio. E con tutto il rispetto per tutti gli altri che ci hanno insegnato tante cose stasera. Ho detto io, la mia collega Teresa, voglio darla a te. Ti ringrazio moltissimo, veramente. Teresa. Arrivo. Teresa, scusate, io sto lavorando da matti. O venite da lì o chiudo. Prego. Chi vuol parlare? No, scusa, prego. Sì. Cioè, non si vedono. Non si vedono le erbe. Io sarò brevissimo. No, la dottoressa parlava prima di paura e di ansia. Io mi chiedo, ma il voto per me è stato nella scuola una cosa deleteria. Io vi dico solo la mia piccola esperienza. Io davo dei 3 buoni a tutti indistintamente, e cercavo sempre di cercare di capire intanto i ragazzi meno bravi e di cercare di farli emergere. Allora, chi riusciva a avere più buoni alla fine, dico, non è che poi do un voto in base a quanti buoni ci sono, però nel giudizio alla fine possono contare. Sappiate che funzionava. Però c'è un fatto, che quando i miei colleghi cercavano di copiarmi, dice non funziona, e cercavo di capire il motivo, e grazie, tu interrogi sempre più bravi, per forza, e non potevo riuscire. Quindi per me il voto è da discutere. Bravissimo. Io sono assolutamente d'accordo su questa questione del voto. Quantificare la conoscenza è veramente un tentativo fuori dalla realtà, cioè non è coerente con la realtà. Non si può quantificare la conoscenza, tantomeno la competenza, quindi no, sono d'accordo. Manzi diceva: quello che può fa, quello che non può non fa. Ecco, questo è il...
Ed è il giudizio migliore che si possa fare dal mio punto di vista. Non lo so, lo so che io sono stata assistente universitaria, io ho interrogato gli universitari, però è anche lì, è la fatica. Allora lì che cos'è che valuti? Quello che hai imparato. Io lo dico da persona che agli esami rende poco, io agli esami rendo poco. E quello che io dico a mio figlio è, tu la sai? Beh, che prendi un voto bello, un voto brutto, ma non me ne frega niente. Per quanto mi riguarda, l'importante è che tu la sappia, la conoscenza. E tu che ne pensi di questo tipo di non valutazione? Vedete, la valutazione è imprescindibile per due motivi. Perché misura lo stato dell'arte. Perché se tu hai davanti 20 alunni che al compito di latino prendono tutti quanti 3, oppure uno prende 8 e poi gli altri 3, ti chiedi ai tuoi insegnanti, dici, ma è possibile? Quindi ti interroga in qualche misura, misura non solo il rendimento dell'alunno, misura anche il rendimento dell'insegnante. E poi una valutazione ci deve essere. Ora, è chiaro che nella valutazione noi siamo abituati al famoso 7, 8, 9, ma dietro questo c'è una descrizione, perché 7, perché 8, perché 9. Anche nel comportamento è giusto che ci sia, perché l'elemento gratificazione, che è un elemento di motivazione esterna, come lei scrive nel libro, è necessario, è comunque necessario. Noi tutti siamo valutati nei nostri comportamenti. Ecco perché anche nello stato ansioso, proprio per quello che è un elemento patologico, io vedo anche un aspetto anche, tra virgolette, non prendetemi per stupido, di positività. Io per esempio sono ansioso quando devo andare a un appuntamento. Devo venire qui, io arrivo in anticipo, perché il mio stato d'ansia è uno stato di responsabilità. Io non voglio essere irresponsabile. Questo mi procura naturalmente uno stato di ansia, per cui se devo andare alle 9:30 arrivo alle 8:30. Ora, questo non è un dato negativo, è un'estrema responsabilità. È chiaro che se diventa poi patologico diventa ansia. Però vedete, anche nella valutazione noi dobbiamo dare un messaggio. Vedete l'altra volta quello che è successo in una scuola di Rovigo, dove alcuni alunni hanno sparato dei pallini a un insegnante. Questo è avvenuto nel primo quadrimestre, nel secondo quadrimestre hanno messo 9. C'è stato un caos generale, è intervenuto pure il ministro, hanno la pezza del buco perché l'hanno abbassato. Allora vuol dire che voi non avete l'autorevolezza nel valutare. Quello è un grado di debolezza estrema. Tu sei convinto che quel ragazzo meritasse 9 nonostante questo gesto, che è improbabile, però tu lo dovevi sostenere, motivandolo però, sostenendolo. Vi faccio un esempio, no? Era possibile. Io una volta mi sono trovato con due alunne che avevano fatto qualcosa di grave in classe, avevano preso un insegnante, avevano fatto delle frasi, cioè adesso sapete con questi social, no? A queste alunne l'abbiamo, come giusto che sia, valutate con un 5, l'abbiamo sospesi, e questo è avvenuto all'inizio dell'anno scolastico. E quando hanno poi svolto il loro percorso, si sono messi sulla rete via, alla fine abbiamo messo 7. Vuol dire, abbiamo valutato il comportamento, ma non hanno raggiunto il massimo. Gli abbiamo inviato un messaggio. Il messaggio era, il tuo comportamento incide sulla tua responsabilità e collettivamente. Abbiamo mandato un messaggio. L'anno successivo, sempre queste due ragazze, mentre si trovavano a scuola, escono da scuola e trovano un portamonete con 350 euro. Vengono da me, mi portano questo portamonete, vedo di chi era dentro, ho telefonato, è uno di Siderno, è venuto a prendersi. Hanno ristabilito la loro posizione anche nei confronti della comunità scolastica. Abbiamo messo 10. Cioè, facendo capire, è giusto che tu venga premiato per i tuoi comportamenti, come è giusto che tu capisca
che la non premiazione non significa una negazione in assoluto per tutta la vita, non è un segno che ti traccia per tutta la vita, ma un segno di responsabilità verso te stesso e verso gli altri. Io capisco che significa senza voto, no? Lo capisco, c'è una letteratura bellissima che parte da Don Milani, l'insegnamento senza voto, però è pericoloso dal punto di vista che se tu quella comunità è la comunità più complessiva, è educata a capire il concetto di non attribuzione del voto, allora può andare. Ma se la comunità più complessiva questo concetto non ce l'ha bene in mente, occorre dare dei parametri. Però lei parla in questo termini, lei sta parlando del voto come una modalità di controllo. E non ci deve essere, come lei scrive, modalità di controllo. Però anche qui, è vero, lei lo scrive che non ci deve essere la modalità di controllo, ma è valutazione, è non controllo, diciamo, della scuola, è controllo e valutazione del te stesso, l'autovalutazione, guardate, non esiste. È un scimmiottamento, secondo me, fuori regola, dire quanto pensi di valere. No, sono delle forme di scadimento. La valutazione non come controllo, ma come misurazione di te stesso. Vale a dire, se io mi comporto bene, io insisto sul voto di comportamento, no? Perché quando è descrittivo spesso la famiglia non lo capisce, non tutti sono in grado, poi quando si parla nella lingua italiana tutto può essere tutto, no? Il voto è più sintetico e più immediato. Valutazione come forma del tuo raggiungimento, vale a dire non è detto che tu che hai avuto 8, quello che ha avuto 10, poi nella vita non si affermerà quelle 8, no? Abbiamo tanti casi. Non è fatto vero? No, non così, però come senso di responsabilità che anche la comunità scolastica, io per esempio l'insegnante bravo, no? Non lo valutavo se metteva 10, valutavo l'insegnante bravo se quel 10 era riconosciuto dall'insieme. Spesso venivano insegnanti, genitori molto attenti, dicevano sì, ha 10 ma non sa niente. Quindi se quel 10 non è riconosciuto, quel 10 non vale nulla. Quindi l'importante è la relazione che si dà a quel voto. Però vedete, non andate per l'autovalutazione. Sapete perché? Perché non è un'arma di controllo in mano all'insegnante, quello che diceva Don Milani, no? Che tu con la penna segni un ragazzo. No, è uno strumento per misurare la responsabilità di ognuno e la responsabilità innanzitutto della scuola. E io per questo sono per la valutazione esterna. Ma magari si può ovviare con insegnando l'autovalutazione. Però l'autovalutazione... Vai a dire a un ragazzo, quante volte ti viene detto a te insegnante... Mi permetto. No, ti voglio dire... I criteri, i ragazzi sono... Allora, ti voglio dire questo... Intanto ti faccio intervenire Cosimo, che l'avevi chiesto. Sì. Poi interviene. Allora, prima per ordine. Allora, naturalmente sono affascinato dalla scuola di Barbiana, dove lei ha detto Don Milani. Bene, io sono sicuro che nella nostra terra ci sono tanti e tanti Don Milani. Grazie a voi. Il tuo turno perché ti è il mio turno, sì. Era come presidente, sì. Prima la parola. No, ma io non parlo come presidente, parlo come, diciamo, come spettatore, e pongo delle domande. E quindi, siccome sono ancora docente in servizio, no, non posso esprimere cose che potrebbero andare controcorrente, ma pongo delle domande in modo tale che chi vuol capire capisca. Quindi io mi allineo come è giusto che mi allineo, come sono indipendente, la regola è questa, la seguo. Non sono un rivoluzionario, no. Allora, la domanda che mi pongo io,
è la seguente. Quando noi costruiamo un edificio e lo impostiamo in un certo modo, ecco, questo è un edificio già impostato. Ogni cosa trova il suo posto e il suo ordine. Quando ci rendiamo conto che l'edificio non è più funzionale, cambiare un ambiente significa dover cambiare tutto il resto degli ambienti. Allora, la questione del voto di gentiliana memoria, per qualcuno gentile lo conosce, sì, non è quello della libreria, è quello del filosofo che ha dato origine e struttura alla scuola, sì, Giovanni Gentile, sì. Il voto per il docente, per la famiglia, quanto è di misura, quanto è di punizione, quanto è di riconoscimento alla persona e quanto danno fa? Quindi se modifichiamo la struttura e quindi andiamo sulla persona, sui valori della persona, e noi alla persona diamo il valore assoluto massimo 100 perché è persona con i suoi limiti e con le sue capacità, con le sue singolarità. Nel momento in cui la valutiamo, noi stiamo stiamo promuovendo la persona o stiamo promuovendo il docente e la scuola? Stiamo promuovendo la persona o stiamo promuovendo la collettività? Nel momento in cui la valutiamo, cosa valutiamo di quella persona? Visto che i contesti sociali di partenza sono diversi, chi arriva prima e chi arriva dopo? Sono tutte domande che io pongo, diciamo, come esterno come persona che non sa niente di tutte queste cose qua. Ecco, punto. E aggiungo. A noi serve un cittadino valutato o un cittadino considerato? Ecco, queste domande io le pongo a tutte e due. Grazie. È una questione spinosissima. Sì, io avrei un suggerimento, perché capisco la necessità, non la condivido, ma la comprendo, la necessità di dare un numero a un iter, posso capire, pur veramente, assolutamente non condividendola. Però ci potrebbe essere una soluzione che potrebbe essere magari di risposta anche. Se io comincio a considerare, come dicevo prima, non l'individuo ma il gruppo, e la valutazione si dà alla classe, responsabilizzando le persone che fanno parte della classe all'essere componenti di un gruppo che ha un obiettivo. Quindi io dico: ok ragazzi, voi siete un gruppo, un po' come se fosse una squadra di calcio. In una squadra di calcio, in una squadra di pallavolo, in una squadra di qualsiasi sport di squadra, non c'è l'individuo che deve arrivare. Il punto è che quella squadra deve raggiungere un obiettivo e viene dato un premio alla squadra. Se io considero il gruppo come una squadra e allora comincio a lavorare, come diceva un po' Maria Pia, che poi lei approfondirà, no? Professoressa Battaglia, responsabilizzo la persona come componente di un gruppo e la valutazione la faccio alla classe o ai sottogruppi, ad esempio, anche questo fa sì che non ci sia la valutazione alla persona, perché il punto è questo: un voto, e beh, a volte ci sono degli insegnanti che dicono do un voto più basso per stimolare a studiare di più, ma non avrò mai voglia di studiare di più, perché dovrei avere voglia? Io ve lo dico per un'esperienza personale, la mia idiosincrasia per le scienze è dovuta anche al fatto, sicuramente una mia responsabilità, però se io studiavo prendevo 5, se non studiavo prendevo 4,5, un adolescente che volete che faccia? Non studio. Io non l'ho studiata e quindi la mia responsabilità è che non studiavo, ma tanto pure che studiavo, abbiamo 5. E allora il punto è questo: se
parto dal presupposto che c'è una valutazione alla persona, come diceva Cosimo, a quel punto, ed è così, è così. Non potrò mai valutare una conoscenza. Peraltro la valutazione inevitabilmente ha a che fare con quel momento. Soprattutto alle scuole superiori, quello che io valuto è quella interrogazione. Non sto valutando, perché sì, certo, l'insegnante vede la persona durante l'arco scolastico, però soprattutto alle superiori si fa la media. Per cui, no, si fa la media. Alle superiori si fa, si fa e come? Si fa con la calcolatrice. E io lo so questo, perché me lo ricordo benissimo che è. Pessimo. Ma lo fanno tutti. Alle scuole superiori si fa la media. Ma questo ha a che fare anche con un'altra componente del voto, che è una componente che è di tipo relazionale, che a quel punto si cominciano a fare i paragoni. Nel senso, io ho fatto quel tizio, ha preso 8, Caio ha preso 7, Sempronio 6,5, ma io ho studiato tanto quanto lui, perché ho preso di meno? E queste sono tutte delle dinamiche che sicuramente non agevolano lo spirito di gruppo. E allora io capisco, lo so, non sono un'insegnante, sono un'esterna, però quando io parlo, parlo perché ho un'ottima memoria rispetto anche a quella che è la mia vita personale, e io me la ricordo la scuola, me la ricordo benissimo. E mi ricordo molto bene quanto era complicato poi essere in relazione armonica col mio compagno di classe se io pensavo che lui avesse preso ingiustamente un mezzo voto in più. Inficiava le relazioni, inficiava moltissimo la relazione. E quindi questo sicuramente è un discorso aperto che merita assolutamente molto di essere affrontato, molto complesso. Però bisogna considerare il voto in tutte le sue sfaccettature, con le conseguenze che ha. Perché io quello che dico è questo: una persona che ha le capacità, le abilità, una persona in grado anche di mostrarle, perché non è solo una questione... la Montessori, Piaget, Vygotsky, un po' tutti gli teorici, dicono sempre questo: se un bambino sa fare una cosa, tu sai che sa farla, lo vedi, lo sa fare. Se un bambino non la fa, non vuol dire che non la sappia fare. Ci possono essere moltissime motivazioni. Allora il punto è questo: ci sono delle persone più abili di altre a mostrare le proprie conoscenze. E come faccio io a mettere un voto? Perché magari c'è qualcuno che è più bravo nell'arte oratoria. Io confesso, c'è un esame, tra l'altro incredibile, perché io sono specializzata in psicologia della famiglia, all'università feci un esame ed era psicologia delle relazioni familiari. Io di questo esame non ho neanche comprato un libro. Ero seduta vicino a una ragazza che mi ha detto una frase, e siccome sono orgogliosamente uscita dal liceo classico di Locri, che mi ha insegnato l'arte oratoria, io da questa frase ho scritto 3 pagine. Scritte queste 3 pagine, ho creato 27, non avevo neanche comprato il libro. Quindi dico, non è detto che quello che si esprime sia una conoscenza effettiva, dipende molto anche dalla persona, dal momento, ovviamente io tanto... Esatto, perché, esatto, e allora il punto è questo. La valutazione deve considerare tante cose. La valutazione di gruppo aiuterebbe molto a superare lo scoglio, perché io capisco che in un sistema che ha delle regole è necessaria una valutazione. Lo capisco che sia così, è fondamentale, c'è la promozione, la bocciatura, lo capisco. Dal mio punto di vista, valutando, facendo, interrogando a gruppi e non individualmente, dando compiti di gruppo e non individuali. Perché? Perché tanto se poi io aiuto la classe a collaborare, avranno imparato. L'obiettivo è che imparino. O no? Non lo so. Maria Pia? Io sono infelicemente in pensione. Era una cosetta che volevo dire. Maria, però ti ho risposto. Io l'ho sperimentata. Sperimentata, perché se c'è una cosa... Maria Pia, che devi parlare a mamma, perché c'è la telecamera. Ma io non voglio essere ripresa. Io ti prendo. Ma non mi interessa, non è un mio desiderio. Va bene. Scusa. Dicevo, sono felice di essere in pensione, soprattutto perché uno dei momenti che mi ha creato più disagio a scuola
era proprio questo della valutazione. Quando si trattava di mettere i voti in quadrimestre, eccetera, io vivevo proprio male. Allora, senza condividerlo con tutti i docenti, solo con qualcuno che poteva capire la cosa, cosa mi sono inventata? Perché dovendoli poi presentare i voti dovevi essere almeno, come dire, sentirti onesta intellettualmente, insomma era un lavoro che bisognava fare. Quindi cosa ho fatto? Distribuivo a tutti i ragazzi, proprio a tutti, la copia dei criteri di valutazione con le voci. Da dove scaturisce il 6? Da dove il 7? Da loro, perché ci sono 10.000 voci su carta che fanno scaturire quel numerino. Io distribuivo i criteri, le davo l'elenco della classe e ognuno di loro metteva a tutti i compagni il voto. Poi alla fine si confrontavano e si decideva qual era il voto finale. Io vi posso assicurare una cosa: pochissime volte non coincidevano le valutazioni della classe con quelle che io avevo scritto in precedenza nel foglietto. Quindi se gli si dà fiducia, se lì si responsabilizzano, i ragazzi sono molto molto più leali di quanto si pensi. Tutto questo volevo soltanto portare la mia esperienza personale. E prima di tutto devo ringraziarvi della presenza del preside e della dottoressa, che indubbiamente mi ha illuminato su tante cose. Io sono stato insegnante per 40 anni, ho insegnato inglese e devo dire che mi sento fortunato di aver insegnato inglese, perché ho avuto la possibilità di approfondire all'estero tantissime esperienze. Ho partecipato al, scusate se faccio un po' l'elenco, ho partecipato al progetto Comelio, ho partecipato al Lingue 2000, il preside si ricorda di che cosa riguardava. Sono stato formatore per 12 anni per gli insegnanti della scuola elementare, media e superiore. Ho vinto una cosa positiva, noi che insegniamo inglese abbiamo un punto di riferimento che era il British Council, che ci offriva delle borse di studio. Ho avuto una borsa di studio per 6 settimane in Inghilterra come formatore. Ho avuto la fortuna anche di lavorare all'estero per 5 anni alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri, quindi un po' di esperienza. E devo dire una cosa molto precisa: che per quanto mi riguarda, l'insegnante non è formato, non ci sono corsi di formazione nel nostro paese, cosa che invece all'estero ci sono. Faccio qualche esempio. Per entrare nella scuola in Inghilterra o anche in Germania si deve frequentare l'università per 5 anni e devi essere obbligato al tirocinio. Tirocinio non vuol dire che l'insegnante viene nella mia classe e vede come insegno, ma devi insegnare nella classe alla presenza del preside, di un ispettore specializzato nella disciplina che insegna l'insegnante. Faccio un esempio: in Germania io posso insegnare in Germania scienze umane e francese, ok? 2 lingue. E vengo valutato intanto come avviene per entrare nella scuola. Nella scuola si entra in Inghilterra facendo una domanda su un giornale. Presento il mio curriculum, vengo chiamato dalla scuola, perché le scuole sono gestite dal comune, non è gestito dal Ministero della Pubblica Istruzione. C'è un'intervista, vado a vedere il suo curriculum, lo metto in classe, vediamo come insegna, ok? Dopodiché lo assumo a tempo indeterminato. E da questo punto di vista ci sono 2 tipi di verifiche che avvengono all'estero: la verifica fatta dalla scuola e la verifica fatta dall'esterno. Agli esami di Stato in Inghilterra le prove sono scritte, non li corregge né gli insegnanti della classe, ma va al Ministero e i risultati li abbiamo a settembre. Okay? Un'altra cosa che ho notato
è che molti studenti italiani, ma di alcuni paesi anche come la Grecia, non sono motivati. Altri paesi invece all'estero sono molto più motivati perché c'è un obiettivo, quello di avere, di superare bene gli esami di Stato per accedere all'università. Questo è un fattore molto importante. Un altro aspetto importante è la funzione del preside. Il preside in Germania, ma anche in Inghilterra, non fa solamente il preside come conosciamo noi tutti, ok? Gestisce la scuola, eccetera, eccetera. Ha la possibilità anche, cioè non la possibilità, deve anche insegnare nella scuola. Ha un tot di ore, che può andare da 13% di ore a 50% di ore. Questa è una cosa importantissima, perché il preside può avere, capire com'è l'andamento della scuola. Quindi le verifiche avvengono all'interno della scuola, ma anche all'esterno. Ed è tutto monitorato, non si può scappare. Io non posso entrare 10 minuti di ritardo nell'aula, perché mi sbattono fuori il giorno dopo. Chiaro? Non posso assolutamente, ecco, le ore sono 37 ore alla settimana, si inizia alle 9 e si finisce alle 5 del pomeriggio. Gli insegnanti in Germania guadagnano 42.000 euro all'anno. In Francia guadagnano, gli insegnanti della scuola media superiore guadagnano 4.000 euro. Per diventare insegnante è molto difficile diventare insegnante, da noi c'è una facilità enorme per diventare insegnante. In Germania per diventare insegnante devi studiare 7 amici. E in Finlandia il 10% degli insegnanti riesce ad entrare, perché c'è selezione. Io sono stato 40 anni nella scuola, chi è che mi ha giudicato? È probabile che io in 40 anni in classe ho detto sciocchezze. Mai ho avuto la possibilità di avere un ispettore che mi seguisse nella mia attività. Ho imparato tante cose, fortunatamente, perché dico, sono andato all'estero insegnando il prezzo. Se no non avrei assolutamente conosciuto alcune cose. Un altro aspetto importante. Si insegnano tutte le materie, però gli esami di Stato, c'è una parte degli esami che si fanno in quarta e altri nella quinta classe, okay? Che sono giudicati, come dicevo, dall'altra parte. In alcuni paesi come la Finlandia si inizia la scuola a 3 anni, fino a 18. Si insegna la lingua madre, 2 lingue straniere, la musica. Alla fine del percorso scolastico tutti gli studenti conoscono uno strumento musicale. Ogni scuola ha una sua orchestra, non di flautini, caro Paese, non di flautini, ma di gente che sa suonare il pianoforte, il violino, eccetera, eccetera. Un'altra cosa da dire, che un po' mi ha anche sorpreso, a livello internazionale ci sono 3 prove che vengono fatte, matematica, scienze e capacità di lettura. Guardate che questo aspetto della capacità di lettura è fondamentale, perché se io riesco a capire e a decodificare un testo, riesco anche a capire un testo di storia dell'arte, anche un testo di storia, anche un testo di geografia. Benissimo, e da questa indagine i paesi che riescono meglio sono la Finlandia, l'Estonia, i Paesi Bassi, in modo particolare l'Olanda, la Svizzera e poi anche altri paesi. In Oriente il primo paese è la Corea del Sud, e Taiwan, Hong Kong quando era, ma anche attualmente anche in Cina. E queste prove sono importanti perché fanno capire che queste sono materie sostanziali per accedere anche al lavoro. Anche per... E un'altra cosa che voglio dire, finisco. Mi ha colpito anche il fatto che c'è una, come si dice, una grande collaborazione tra colleghi all'estero e si mette in comune anche le proprie idee. Per esempio, io non ho potuto fare a scuola alcune attività
perché non potevo spostare i banchi. Ok? Ci sono alcune attività che si devono fare spostando i banchi. Non le potevo fare perché il bidello dice no, non si può fare. L'insegnante che veniva successivamente dice ma come, devo aggiustare l'altra volta i banchi. È un problema grossissimo, cosa che all'estero, lasciamo stare. Anche le scuole, in America, ho visto in Irlanda, ma sono dei gioielli le scuole. E io mi ricordo che in una scuola qui, nel collegio dei docenti, l'ho fatta in un istituto che era prima ospedale, e il collegio di docente lo facevamo nella sala operatoria. Okay. E potrei andare avanti con tantissime cose. Sala operatoria. No, mi sentivo anche male perché in fondo il preside parlava di cose interessanti che dovevamo discutere, ma trovarmi nella sala operatoria. Ha voglia di ansia là. Altro che ansia. All'ansia ce l'ho come stasera. Non so come dire. Quindi, ecco, un'altra cosa che vorrei dire è questo. Noi nella scuola siamo lavoratori dello Stato, tra virgolette. Che cosa significa? Che noi facciamo 60 minuti, un'ora. In nessun paese al mondo si fanno 60 minuti, si fanno 45 minuti. Cioè, e un'altra cosa importante, le valutazioni. Noi i criteri di valutazione, ogni classe, finisco, scusa me ne vado, e ogni classe, ogni scuola ha i suoi criteri di valutazione, chiaro? E questa è una disuguaglianza che avviene a livello nazionale. Non ci sono valutazioni nazionali e questo non è possibile. In Inghilterra ci sono 5 prove prima di arrivare in questa lista. Comunque, scusate l'emozione, grazie. Quando parlo di scuola io, quando parlo di scuola... Che il dibattito si sia allargato è un enorme piacere, però voi capite che non possiamo fare domani mattina. Do la parola al Presidente. Allora, abbiamo scoperto una cosa, che stiamo toccando un nervo scoperto, però è un nervo molto sensibile ed è importante. Per la vita di chi? Innanzitutto per la vita di una collettività, piccola o grande che sia. Io ringrazio innanzitutto la dottoressa, però... tu volevi... Sì, però mi consente una cosa, così poi liberiamo gli altri, in modo tale da dare l'input finale. Allora, sì, per questo motivo cane, liberiamo pochi gli altri. Ringraziamo tutti a partire dal dottoressa Patti. Ringraziamo il dirigente. Per ultimo Teresa, perché la situazione c'è il libero. Il ringraziamento per questi eroi che ci hanno... seguito fino in fondo e poi aggiungo, dopo, per domani, questo sarà per domani, perché non vi voglio lasciare andare senza sapere cosa ci sarà domani. Domani suonerà la campanella, ma di Tommaso Campanella. Voi sapete chi era, non lo sapete, domani l'approfondiremo. Uno dei filosofi, diciamo, nominati spesso. Domani riprendiamo questa questione. Se volete, a gentile richiesta, su questa cosa della scuola, se volete ci ritorniamo un'altra volta. Grazie a tutti. Allora, è bene ritornarci e non restare molti, no? Per esempio, perché io non sono per la valutazione collettiva? Ha fatto danni tantissimi nel 68 quando si andava a prendere il voto. Ci sono dei laureati del 68 che non hanno sostituito un esame. Hanno preso il voto collettivo e sappiamo quanto È un'altra cosa, diversa. No, è stato un danno che ancora si riversa nella scuola. Un attimo. Si riversa nella scuola italiana. È legittimo non essere d'accordo. Però io non sono d'accordo sul voto collettivo. E la valutazione non riguarda la persona, assolutamente. Un pessimo insegnante è quello che valuta secondo, significa che non è un insegnante. E poi non si valuta per media,
Ma dove c'è scritto? Ditemi voi dove c'è scritto. Ma è quello che si fa. Allora, no. Le superiori si fa proprio per no, me. No, sì, mi creda che è così. Allora, eppure ho insegnato nella scuola superiore. Pessima insegnante che fa questo. Non c'è scritto da nessuna parte che tu devi fare la media. Se qualcuno di voi mi dice un documento ministeriale, me lo fa presente, ministeriale, che dice le cose del genere, io l'ho fatto, ma non esiste da nessuna parte. Né nessun insegnamento decimologico in tal senso ti dice che tu valuti gli apprendimenti anche i livelli di conseguimento degli apprendimenti. Io per esempio quando valutavo un alunno, se quello era, si impegnava anche se non rendeva dal punto di vista comunicativo, io forzavo su quello per rafforzarlo, invece quello è uno strumento per rafforzarlo, non per indebolirlo. Si è utilizzato male tutto, anche il voto collettivo si è utilizzato male. Se uno non fa niente, prende 8 come quello che fa, non ma, è negativo. Ma no, ma il concetto è come ci allora, si arriva, non poi, è? Sì, allora, poi la valutazione, come diceva nell'ultimo intervento, la valutazione dovrebbe essere esterna, sono d'accordo. E non c'è un sistema di valutazione, per esempio in Italia, agli esami di Stato, i 100 sono in Puglia e in Calabria, la maggior parte. Al nord, no. Ora, è chiaro che quello è uno specchio per le allodole, è una distorsione. Come avviene nei paesi che venivano prima menzionati, le prove nazionali, come quelle prove, in Italia in pratica è stato l'imbalzo, quello che hanno cercato di fare, ma la prova scritta viene mandata ad un istituto che certifica, viene inviata, ed è un soggetto esterno che non conosce neanche il nome di colui che viene corretto. Viene fatto un numero che sa soltanto la scuola. Ed è un sistema di misurazione che avviene nei paesi seri, ed è ottimo. In Italia questo non avviene, per cui che cosa ci troviamo? Che nel sud, per una tendenza anche nostra, di tipo... da indole abbondano i centri. Se va a Torino il centro si ritogna anche con insegnanti regionali, perché è una questione di contesto. Il genitore qui va a raccomandarsi per avere 100, per cui poi tutti quegli altri che hanno 90 vengono utilizzati e portati pure a 100. Però io vorrei dire una cosa, io sono 10 anni che lavoro all'estero in Europa e perlomeno in ambito sanitario la competenza italiana è al top rispetto alle altre conoscenze che in Europa non arrivano neanche al un decimo. C'è un vantaggio che ha la scuola italiana nel suo complesso, che è una scuola generalista, cosa che invece non è la scuola, l'altra scuola europea. No, perché è troppo settoriale. Settoriale. Quello è, ecco perché i nostri primeggiano. Ma primeggiano se poi, perché c'è anche una selezione di base, che va all'estero, affronta l'estero. Io sono per andare a lavorare nell'Erasmus, però non tutti gli alunni che vanno all'estero, quelli già la scrematura viene fatta ed uscita. Uno dei problemi che avremo noi quanto prima è che i più bravi se ne stanno andando all'estero. Questo è il problema. Però c'è una valutazione in tal senso all'estero. Noi siamo avvantaggiati come qualità della scuola anche rispetto a quella finlandese, perché la nostra è una scuola generalista, cioè chi esce preparato ha una formazione di base complessiva, cosa che non hanno negli altri paesi.